Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare Va Ora in Onda, una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera. Qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in... provvisoriamente, i due compari, più uno, M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta la sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciShub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.sciuswebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@sciusw.com. Gianluca@sciusw.com e Luca@sciusw.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.sciuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! Ed eccoci qui in diretta web radiofonica dal palinsesto di SciusWebNetwork.it. Ritorniamo dopo una settimana di assenza, anzi due, visto che la settimana scorsa ce la siamo presi di pausa, vero Saius? Ritorniamo qui con, certo, voi come...
Esatto, come quasi tutti i lunedì, per far due chiacchiere con voi, per presentarvi degli ospiti, oppure come in questo caso, come questa sera, per presentarvi band emergenti e non solo. Questa sera, quindi, se avete, qualora non l'aveste ancora intuito, non abbiamo ospiti, saremo solamente io e Saius. Abbiamo lasciato a riposo Gian, impegnato con le sue attività teatrali, artistiche, Priscilla, che ovviamente l'abbiamo persa per strada, no? Adesso la recuperiamo, sarà comunque presto dei nostri, forse anche stasera farà un'improvvisata. E quindi, caro mio Saius, saremo solo io, te e ovviamente i nostri ascoltatori. Certo. Un grazie intanto a Marco, che vedo che si è appena collegato in chat, una chat che appunto potete trovare sul sito principale saiuswebnetwork.it. e adesso, caro Saius, io ti passo subito la parola per dare anche tu il benvenuto a tutti gli ascoltatori. Prego, Saius. Grazie Luca, ma non c'è bisogno, sai che la parola me la prendo tutte le volte che voglio, non devo aspettare. Ciao Marco, c'è Marco in chat. Bene, no, cioè, fatto bene, giustamente, come si fa da buon conduttore quando si passa la parola, insomma, l'hai fatto bene. Ti promuovo a conduttore ufficiale di Saiuz Web Network, va bene? Sei contento, Luca? Senti che ho la io voce un po' calata. Sono sempre contento. Chi, io, la voce calata? No, ce l'ho io la voce un po' calata. Marco, dimmi, scrivimi come mi senti, perché c'ho la mia voce qui che non la sento più. Allora, volevo solo ricordare sempre i nostri indirizzi mail, perché qui non le facciamo. Anzi, prima di ricordare, Marco, se guardi la web TV, fammi sapere come mi vedi, che sono affascinante questa sera. Allora, ritornando a noi, volevo ricordare i nostri indirizzi, che sono sempre importanti, rinfrescare la memoria dei nostri web TV e web radio ascoltatori. Allora, chi volesse scrivermi, info@saiuz.com, invece chi volesse scrivere al mitichino Luchino Luca, il nostro irresponsabile disorganizzativo, può scrivere a luca@saiuz.com. Per quanto riguarda il fuggiasco, il fuggitivo, insomma, l'uomo ombra che non c'è mai, c'è, non c'è, ma non c'è, non c'è, Gianluca, il nostro ombra che c'è, non c'è. C'è. Cioè, un po' come vedo, non vedo. Cioè, sì, vedo, sì. Non vedo, no, non vedo. Ok, perfetto. Benissimo. Gianluca, che è il nostro irresponsabile musicale, artistico, e chi più ne ha più ne metta, tant'è vero che adesso gira con le etichette sul cappello, sui capelli, dappertutto, il nostro mitichino Gianluchino, insomma, con tutto sta affare in testa. E insomma, scriva a gianluca@sites.com. Invece abbiamo la new entry Priscilla Marvel, la nostra mitica Priscilla. Ci voleva una dolce pulcella qui nel nostro palinsesto del nostro una dolce pulcella, pulcella. Pulcella, il nostro palinsesto Priscilla, una dolce porcella, ok, perfetto. Priscilla pulcella, ho detto con la Z, scriva a priscilla@saiuz.com. Poi invece volevo ricordare a tutti quanti subito i nostri programmi live, perché Saiuz Web Network, insomma, va sempre live. Fra non molto Saiuz vi darà la sorpresa di rompervi le scatole tutti i giorni, tutti i pomeriggi, con il suo programma personale, mio, moi, mi, so qua. Ecco, allora, il lunedì sera sempre e minacce questa... gratuite. Sono sempre minacce gratuite, quindi la trasmissione che state appena seguendo in questo momento i due compari, oppure, come dice il titolo, provvisoriamente due punti, i due compari più uno, puntini, 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 tutti i lunedì alle ore 22, quando la facciamo e se la facciamo e perché la facciamo. Quindi ponetevi anche voi questa domanda. Il mercoledì invece vi do appuntamento tutti i mercoledì con Spazio Aperto, un programma condotto da Antonella Intranò e Ugo Lombardi e con la partecipazione di Massimo Bonella. È una trasmissione live alle ore 18:30 il mercoledì, tutti i mercoledì. La domenica mattina vi do appuntamento con le notizie, il nostro notiziario, il TG, il VG, il giornale radio, come volete chiamare, perché andiamo su tutte le web frequenze di questo mondo in video e in audio. Ah, un'altra cosa, scusami. Domani sera alle ore 22, dopo, domani sera alle ore 22 siate tutti presenti, perché ci collegheremo con l'Argentina
per un collegamento, insomma, per una manifestazione per la morte di Pablo Medina, questo giornalista di Antimafia 2000. Quindi ci sarà, già da oggi sono partite una serie di manifestazioni e domani culmineranno con una diretta da quelle parti, e noi alle 22 la manderemo in onda. Non so come faremo con la lingua, però in qualche modo Saiuz farà da interprete con la lingua, non si sa. Marco, ok, ti ringrazio che mi hai scritto che è tutto ok, scusami, non stavo guardando l'altro computer. Marco, ti piace il mio studio? Ti ho messo la fotografia del mio studio sulla web tv, fammi sapere. Luca, non dico molto, stasera vi ho preparato un grandissimo gruppo tedesco, gli Stipp o Step o Stup, questo gruppo che manderemo in onda i loro brani, sempre ovviamente rigorosamente sotto licenza Creative Commons. Luca, a te la palla. Senti Marco, se vuoi venire in linea con noi chiamami su Skype, ok? Vai Luca. Non mi muovo da qui, piuttosto stavo pensando che dopo 12 minuti, tra l'altro complimenti per questo monologo tutto tuo. Ti è piaciuto, vero? Ti è piaciuto, vero? Ho avuto un mancamento della verità, però dicevo, dopo 12 minuti abbiamo già iniziato a parlare di morti, tra l'altro con un'enfasi che stavo parlando di morti, però di un fatto che è veramente drammatico, quello che è accaduto. Però esatto, cerchiamo di portare alla ribalta questi avvenimenti, perché purtroppo ribalta, se tu guardi i nostri media alla ribalta. Ribalta. Sì, dice ribalta. Allora, infatti... Marco, correggilo tu a questo non dico la parola. Mi sto guardando sulla web TV. Dimmi cosa ho fatto. Non so cosa tu abbia fatto, ma ne voglio un po' pure io, perché è roba buona a quanto pare. Sì, qua, guarda la web TV, è il mio Toscanello che mi dà la carica. Carica, questa sera sono qui. Senti, secondo è finito cacchiettino. No, pensavo si era rotto il toscanello. Vai Luca, vai con le tue chiacchiere, ti stiamo aspettando. Io sono qua, non ho bevuto perché non sto bevendo più alcolici, caro il mio Luchino piccolino. Vai, direttore irresponsabile. Io ci sto provando, però non è facile, nel senso che ci manca solo che parti con Super Califragilistica e Spiralitoso, carissimo. Super Califragilistica e Spiralitoso, vai. vai, ho capito, io ci provo, ma se sei sempre fantastico, oggi Saiuz è veramente carico, più del solito, e quindi cosa possiamo fare per scaricarlo un po'? Mandiamo subito un brano di Stipp, questa band tedesca, estrapolato ovviamente da Saiuz, da jamendo.com. il brano è It Could Be You. Che cosa ho detto? Non lo so, neanche io. È un gruppo tedesco di Monaco. Esatto, al termine del brano vi racconteremo qualcosa in più su questa band che si affaccia da oggi praticamente anche sullo scenario di SaiuzWebNetwork.it. Prego Saiuz. E vai col brano che è sempre qui, che siamo per tutti noi, e vai! Not a place, not a town, memories lost, but for now, breathing in, breathing out, to get my thoughts back off the ground, walking down that street, passing by people meet, anyhow, just for now, I'm realizing what I need, and then you, come to my mind, well, I guess it's kind of sign, don't take long, to realize, I think it's time, so I raise my voice, and I am running around, looking for you.
take my hand, let's find something for us to share. Making out, touching down, every smile in your face seems to me brings up thoughts of every second that I wasted without you right by my side. How did I manage just to hide that it feels so very right? But I'm restless, so I raise my pace and I am running around looking for you. Torniamo in diretta qui su sizewebnetwork.it. Sizewebnetwork finalmente si è dato una calmata, si è preso un tranquillante dopo essere partito in quarta in questi minuti iniziali. Sì, la canzone 7 novembre 2014. Sì, signori, no, miei, siamo in diretta. Chi l'avrebbe mai detto? E dopo una settimana di assenza in cui ci eravamo messi un po' in panciolle, no? Ognuno con i suoi impegni. Ce l'eravamo presa libera, questa sera invece siamo tornati. Ma sai, c'è veramente carico a fionda, si vede che sentiva la mancanza di questa diretta, di questa trasmissione. È storica, caro Luca. Aggiornamento su quello che saranno, su quelli che saranno i prossimi impegni, ne approfitto prima che si riprenda nuovamente la parola, come ha fatto in maniera anche un po'. Se hai sentito, c'era Anatolia che voleva venire da me, ma l'ho chiusa perché sennò mi dava fastidio. Innanzitutto complimenti per la tua postazione, vedo una postazione ordinatissima sulla web TV, quasi surreale questa postazione, anche perché c'è una discreta sproporzionalità tra i mixer, il microfono e la tua testa, però va bene. Poi la testa molto piccola e un microfono divento più piccolo, va bene, no? Eccolo, perfetto, ti vedo che va bene così adesso. Questi qua sono i potenti mezzi che pensa, questi mezzi qui informatici. Adesso io lo dico perché ci stessi solo ascoltando, magari non riesci a capire certe cose, finesse, certe informazioni, ma per chi si fosse collegato su webnetwork.it e stesse guardando casualmente il player, quindi il video, la web television, vedrebbe questo site che si diletta ad utilizzare mezzi così all'avanguardia che venivano utilizzati da tipo Mai Dire Gol negli anni 90. Fantastico, noi ci siamo arrivati adesso, però siamo in rapida crescita, diciamo, siamo in rapida crescita, quindi cresciamo. La prossima settimana ci delizierai con altri effetti speciali. Comunque. Sì, tu vuoi proprio, va bene, dai, insomma. Divertiti alle mie spalle, Toso, divertiti alle mie spalle, va. Esatto. Volevo rispondere a Marco che mi chiedeva, appunto, ci chiedeva in chat che fine avessi fatto il Gian. Ovviamente sai, ha risposto in maniera molto precisa, in quanto comunque coordinatore di tutti noi, alla domanda se ha impegni teatrali, ovviamente un sì, credo. Perché giustamente non si sa mai il Gian dove sia, cosa faccia. No, ti confermo, sì, è un fantasma. Questi impegni teatrali, sta curando la regia di quest'opera che andrà in scena
il 13 dicembre. Tra l'altro avremo anche modo di avere paradossalmente ospite anche lui, oltre che parte alcuni componenti del cast. E dicevo, insomma, per farlo venire in trasmissione come ospite siamo dovuto e dobbiamo invitarlo come ospite, se no non lo sempre vedo, come ospite, no? Esatto, quindi sabato 13 dicembre ci dirà poi ovviamente prossimamente il luogo e l'ora esatta, che ovviamente io non ricordo, anche perché poi è un evento un po' in là, quindi non ci sarà. Avremo modo comunque di promuoverlo e pubblicizzarlo adeguatamente. Un'altra cosa che invece volevo dire, 22 novembre, se non sbaglio, dovremo andare, poi non so se ci sarò io oppure no, però sicuramente ci sarà Priscilla, la nostra speaker barra artista, cantante, chi più ne ha più ne metta. Il 22 novembre sarà impegnata a Cascine di Buti, dove, se ben ricordate, se ben ricordi anche tu Marco, lei si era qualificata, no? Aveva partecipato a questo contest musicale dove, per inciso, io ero stato anche nominato parte della giuria popolare, e aveva partecipato a questo contest musicale dove, piazzandosi tra le primissime posizioni, si era aggiudicata il passaggio del turno, quindi per le fasi finali che appunto si avranno luogo a Cascine di Buti, provincia di Pisa, sabato 22 novembre 2014, quindi questo fine settimana. E ho paura, caro il mio Saiz, che io sarò quasi sicuramente assoldato / arruolato per essere trascinato in quel di Cascine di Buti, ma adesso vedremo. E ovviamente un grande in bocca al lupo a Priscilla, magari vedremo se nel corso della serata farà un'incursione qui da noi, ci racconterà anche quali sono le sue sensazioni, emozioni, anche insomma il nervosismo che può aleggiare per insomma, certo, la partecipazione a questo contest, che il quale mi ricordo se ben raramente un paio di settimane fa avevo speso ben più di una parola, proprio perché ritengo essere veramente fatto bene e soprattutto con un fine notevole. Detto questo, ritorniamo al programma di questa sera. Dicevamo, non abbiamo ospiti, quindi soffermiamoci su questa band che appunto stiamo imparando come voi a conoscere. Questa band musicale ha un sito web, questi ragazzi di Steep, un sito web che è steep-music.de. Perché de? Perché sono tedeschi, Deutschland. Tra l'altro sulla loro pagina web, penso un po' Saiz, puoi leggere tutti gli articoli in ben 6 lingue. Sì, me la sono accorto, anche in italiano. E però la cosa particolare, mi è un po' dispiaciuto perché non c'era il napoletano, capito? Allora mi sono sentito un po', diciamo, in crisi quando lo sono andato a vedere. Lo so. Esatto, tu nonostante le 6 lingue non hai trovata nessuna, compresa l'italiano, a te affine per poter capire nessuna qualcosa. Nessuna a me affine per capire qualcosa. E comprendere giustamente il però messaggio che ho capito le note musicali, ho capito la loro musica che le mi è piaciuta. Musicali, le note musicali che mi è piaciuta. Addirittura. Cioè, abbiamo inglese, tedesco, se mi guardi sulla web francese, TV, guarda, spagnolo, italiano e anche direi russo addirittura, quindi cioè, addirittura è russo, sono veramente avanti questi ragazzi. Complimenti per il sito web innanzitutto, scusami, complimenti per la musica innanzitutto, poi anche per il sito web, questo è un po' uno strafalcio, no, sarebbe bello, però ti faccio complimenti alle 22 per, e 23 ti faccio complimenti per il sito, la musica fa cagare, però il sito è bellissimo, no, non sarebbe il massimo, è una bella musica, no, mi sono piaciuti sti ragazzi veramente questa sera, tanto è vero che da domani entreranno nel palinsesto di Science, perché da domani li fai fuori, non li sentiremo mai più parlare. No, questi baldi giovani, vedendo la foto sulla loro pagina principale, sembrano veramente quattro nerd, cioè due hanno addirittura la camicia a quadri, a quadrettoni, cioè quella che si usava, no? Fine anni 90, giù di lì, però notevole davvero. Anche l'idea di poter comunque espandere il loro messaggio su più lingue, su più fronti, anche italiano, che tra le lingue citate all'interno del loro sito forse è la meno meno diffusa sicuramente, vi dà comunque l'idea di come loro si stiano muovendo all'interno dello scenario musicale. Jamendo è solamente
una piattaforma che comunque gli dà la possibilità, no, di dare, guadagnare consensi. Infatti le stanno guadagnando diverso, vedo tantissimi ascolti, tantissimi download. Però difatti al momento, caro Salis, abbiamo ascoltato solamente un brano, quindi come facciamo noi farci un'idea solo ascoltando un brano? Ti ho mandato il secondo brano, mandiamo, da mandare in onda, bravissimo. Giusto? E mi tolto le parole, giusto? Mi piace questa cosa che vai. Io mi preparo ad Alcisa, non ci riesco, incredibile, io mi licenzio, io mi preparo le frasi, arrivi tu e rovini tutto, eccezionale questa cosa. Mi piace così. Dicevamo, caro Salis, prima che tu ripartissi, gli Steep nuovamente, un altro brano, New Horizon, e nuovi orizzonti per questi ragazzi. Vediamo un pochino se effettivamente hanno un orizzonte davanti a loro da raggiungere. Prego Saiz, facci sentire questi baldi giovani tedeschi. E vai con il brano, che siamo sempre qui con tutti noi. Every night I feel your thoughts go crazy. Every time I see the sadness coming questa traccia, questo pezzo, questo brano dei The Steep, tanto brano che prende anche il nome dell'album, Nuovi Orizzonti. È molto, come posso dire, accattivante, se vogliamo, è malinconico, no? C'era questo, no, filo velo di malinconia che
effettivamente non capisci mai se finisca a lieto fine il brano oppure no. Sono queste le impressioni che mi danno questi ragazzi, che però offrono un sound veramente orecchiabile, nonostante questa camicia a quadrettoni che, ripeto, non posso guardarla veramente, però per quello che riguarda i pezzi, veramente per ora mi stanno dando un ottimo messaggio. È vero che Giamendo offre spesso, almeno i brani che facciamo passare in radio qui sul network sono spesso già scremati, nel senso che comunque noi andiamo a pescare brani che stanno riscuotendo un certo successo. Ricordiamo che Nuovi Orizzonti, New Horizons, c'è un motivo perché si chiama così, perché effettivamente questi ragazzi sono al secondo album dopo che il primo era stato pubblicato ben 7 anni fa, quindi per farvi capire quanto tempo hanno lavorato dietro questo album, non so se i 7 anni di full immersion, questo è ovvio, però sicuramente si sono dati da fare parecchio. E tutti questi anni però hanno portato un lavoro che sembra al momento molto interessante. Speriamo che di non dover aspettare altri 7 anni per il prossimo album, questo è ovvio. Oddio, questo non si sa, non c'è dato sapere, anzi bisognerebbe scrivere a questo gruppo. Io mi sono accorto una cosa, Luca, che da quando ho messo l'opzione che quando mando i brani in web radio vengono pubblicati anche su Twitter, mi sono accorto che molti artisti, insomma, i quali mandiamo i brani, questi artisti ci danno, offendono, no, un alto gradimento, insomma, anzi ripescano il messaggio, lo ripubblicano nel, come la si dice, la tua frase è stata questi artisti ci da posto tra solite parole. Questi artisti ci vabbè. No, nel senso, volevo. Diciamo che la forma ogni tanto lascia desiderare. Per questo non lo capisco, hanno messo l'italiano, non il mio il saiuzzognolo, diciamolo. La lingua mia, capito? Per questo, cioè, cosa vuoi farci? Mi devo accontentare di queste cose. Allora, cari amici, siamo ancora qui, siete sempre collegati con Science Web Network, state ascoltando la meravigliosa puntata per il terzo anno consecutivo. Dei provvisoriamente i due compari più uno, e non si sa, anzi, si è aggiunto un altro compare, anzi una compara. Domanda, perché ce ne sono troppe da starti addosso. Vorrei solo farti capire questo: siamo ancora qui, ma perché dobbiamo ammamorire? Cioè, tutte le volte deve succedere qualcosa. No, cioè, sono 3 anni di lavoro portare avanti questa trasmissione. Bene o male, anche se fatto un ottimo piccolo lavoro, fatto. Mi sono andato a riascoltare anche perché stavo mettendo a posto alcune cose su YouTube. Di vecchie puntate nostre, sono di gradimento, almeno per me. Anche quello, sono di gradimento, altissimo gradimento. Perfetto. Marco, okay. Per piacere, dammi una mano, scrivi in chat qualche cosa a Luca, dai, dammi una mano. Il vocabolo del giorno è alto gradimento, perfetto. No, tornando invece a noi, la compara, come hai definito tu, questa Priscilla, la compara Priscilla. Priscilla. Speravo, stasera non può venire, credo. Anzi no, sicuro. anche questo credo, perché giustamente non puoi sapere tutto, no? Non siamo delle volte mi sembra di essere il senatore Razzi. Non credo. Esatto, questo, guarda, apprezzo veramente questa tua autoironia, perché definirsi il senatore Razzi è veramente un colpo di classe di quelli. Porca comunque. Miseria, vai. Comunque, sempre perché noi ci teniamo a non subire querele, interrompiamo subito qui liaison, questa parentesi pseudo-politica, in realtà più che altro goliardica, visto che i Razzi tutto ha a che fare tanto che con la politica, ma dicevamo... Certo. Mi pare che Marco abbia qualche problema di linea, non so se a causa dei nostri potentissimi server, solo a quelli della NASA, dipende. Oppure se è un problema appunto della sua connessione. Può darsi che la sua connessione, non lo so. Esatto. No, non ci è dato sapere. Neanche in questo caso. Volevo in questo momento staccarmi un attimo dalla goliardia e solamente per l'ennesima volta, cosa che già abbiamo fatto in diverse occasioni,
proprio così danno un accenno, anche se ripeto, come diciamo sempre, se ne è già parlato più che a sufficienza, danno un accenno alle ennesime problematiche che stanno accadendo non solo in Liguria purtroppo, che non lo so, ci stanno ogni volta, vero, ci cadono le braccia per non dire altro, caro Saiz, e a riguardo, e fermiamoci tutte qua. Le volte, esatto, tutte le volte facciamo sempre gli stessi discorsi, ma come abbiamo già detto l'altra volta, oggi per dire stavo ascoltando una trasmissione radiofonica in auto, posso anche dire il nome della radio, tanto è a livello nazionale anche di più, Radio 24, e giustamente lo speaker, anche lui diceva, è incredibile come ogni volta diciamo esattamente le stesse identiche parole, ma non noi in radio o quant'altro, sta parlando proprio a chi dal punto di vista di classe politica, dal punto di vista di protezione civile, di quant'altro, si dicono tutte le volte sempre le stesse identiche parole, non cambiano una virgola, eppure però ci si ritrova sempre davanti allo stesso problema tutte le volte. Allora io non capisco se, cioè, mi sembra una cosa così tanto banale, no? da affrontare, ma a quanto pare non c'è forse neanche l'intenzione. E oggi si parlava, ho sentito qualcuno che addirittura ha accennato alle grandi opere, no? Che le grandi opere, qualcuno addirittura ha fatto il nome del ponte di Messina, no? Cioè è una roba pazzesca, cioè non si pensa a riqualificare determinate aree che ogni volta fanno un sondaggio nuovo, non un sondaggio, un'indagine nuova, e appare sempre più eloquente come vi siano delle grosse problematiche strutturali, soprattutto per quello che riguarda anche zone vicine alle scuole o luoghi pubblici e quant'altro. E tutte le volte siamo sempre le stesse storie, si continuano a pensare di fare l'interesse dei grandi, dei potenti, che per tanti anni in passato e sicuramente per altrettanti in futuro riusciranno sempre a campare di questo, no? Di questi accordi sottobanco. Ecco, forse potrebbe, chi lo sa, forse sono forse troppo ottimista, potrebbe essere la volta buona che le cose possono cambiare, ma su questo nutro sempre forti dubbi. Secondo che me possiamo sei fare troppo, noi, ma proprio troppo ottimista. Mi piace essere, la speranza è l'ultima a morire. Diciamo che noi di Science Web Network, e non solo, ma noi oggi siamo qui, quello che possiamo fare ovviamente nel nostro piccolo è cercare di amplificare, ampliare, comunicare tutti i messaggi possibili affinché noi tutti, che comunque alla fine un potere ce l'abbiamo, che è quello poi del voto, possiamo unire le forze, no? e mandare un chiaro messaggio lassù, che poi non è lassù ma forse è laggiù, quindi per far dipende capire da dove parli, da dove lo vuoi mandare. Esattamente, dove lo vogliamo mandare, chi è il mittente? Benissimo, se è dalla Sicilia è lassù, se è da Treviso qua è laggiù. Esatto, in realtà poi, quindi no, senza stare adesso, ripeto, a dilungarmi più del necessario, voglio solo dire questo, ecco, ci siamo anche noi conosciamo come tutti voi, penso, siamo sul pezzo, questa è una trasmissione goliardica, però ci piace, comunque ci piace, dobbiamo, è necessario essere comunque informati su ciò che sta accadendo, sperando veramente che le cose possano cambiare, ma per cambiare ovviamente dobbiamo fare tutti qualcosa. E detto questo, caro Saiz, ti ho zittito finalmente, questo mi fa piacere, però ti ho zittito con un argomento serio, volevo zittirti prendendoti in giro, però questa sera non ci riesci a zittirmi, ma neanche con un argomento serio. Stavo guardando una cosa che mi c'è un niente, vai avanti con parole tue, guarda, sì, non c'è, gira la ruota, vai, gira la ruota, vai Luca, male, gira la ruota, anzi io diressi quasi quasi far ascoltare quanto più brani possibile, gli mandiamo un altro brano di questi ragazzi, questi bravi ragazzi di Monaco, se non sbaglio sono tedeschi di Monaco, che è una Monaco, bella, ricordiamo, famosa per di Baviera. Bellissima questa cosa, famosa per Baviera, in realtà non era quella la frase, ma va bene così, Monaco famosa per Baviera, non lo so, dipende dai punti di vista come la metti, no, ma comunque dai, insomma, non è possibile,
non voglio prendere la piega, no, perché stavo riallacciando e poi dopo mi sono interrotto e mi sono mozzicato la lingua, no? Al discorso che stavi facendo tu, perché se incomincio a parlare ho paura che mi becco qualche denuncia stasera e non vorrei, insomma. Guarda, perché sono talmente incavolato, ho ascoltato per televisione alcune cose e mi sono talmente incavolato, insomma, che ho detto va, boccaccia mia, insomma. State zitto, dice un comico. E quindi, tornando a noi, caro Saris, mandiamo un brano che è meglio. Mandiamo un brano dei Steep, sempre loro, questa band di Monaco di Baviera. Monaco di Baviera, famosissima per l'Oktoberfest che si è svolta appena un mese fa. E Remote Control, questo è il nome del brano. Che adesso andremo a sentire. E sì, i primi due brani sono essere interessanti, chi lo sa. Chi lo sa che il terzo non sia allo stesso livello, perché il terzo è sempre il brano un po' delicato, il terzo brano non sai mai se è quello della conferma oppure se io non ho fatto altro che buttare nella mischia e infilarli dentro, vediamo cosa esce. Mi fa piacere come tu col tuo tecnicismo hai spiegato accuratamente in maniera quasi eloquente, proprio. È incredibile come tu sia riuscita a dare questo filologico a questi brani musicali. Uy, oggi piace il brano, oggi butto noi e papà, no. Ok, perfetto, prego, Science con Remote Control dei The Steep. Are you the one for me? Well, I can't tell that for sure now. Do you believe in me? Depends on what I told ya. This night is getting more and more obscure. Oh, you curious child, you don't know what's inside my second mind, and I will never tell you how to read all the signs that tell you how I decide if you and me spend the night or if I ever leave you. Tick tock, tick tock, time is running down, I see your lips and I saw emphasizing your agenda. This night is never gonna end. Seems we both comprehend. Oh, you curious child, you don't know what's inside my extravagant mind, and I will never tell you how to read all the signs that tell you how I decide if you and me spend the night or if I ever leave you. What if I never see you
The Steep, Remote Control. Beh, anche questo brano, caro Siles, ha quella carica giusta che ci serve in serate come queste, in serate in cui siamo solo io, te, il nostro ascoltatore Marco, come diciamo che cappeggia i nostri ascoltatori. Grande Marco, tra l'altro adesso volevo dire una cosa su quello che hai postato sulla chat. Chi siamo noi? SiteswebNetwork.it, provvisoriamente i due compari più uno, anche se i compari si sono un po' persi per strada, ma li recupereremo ben presto, in onda tutti i lunedì, o quasi, tutti i lunedì dalle ore 22 fino alle ore 23 o 23:30 in base agli ospiti. E volevo citare, visto perché siamo in vena questa sera, un po' ci piace un pochino sfogarci anche, no, se vogliamo. Effettivamente siamo partiti da un accenno, un problema che purtroppo è più che attuale, e mi ha fatto un po' specie leggere quello che ha postato, ha inserito in chat Marco, appunto, che parlava della Grecia, dello shock, di questo shock in Grecia, in quanto sono stati, in base a un'inchiesta fatta, rinvenuti dei bimbi disabili tenuti appunto rinchiusi in gabbia all'interno di un istituto. Erano circa 65 bambini, quindi gestiti da 6 addetti, e diciamo che il fatto che sia proprio in un paese come la Grecia fa pensare, perché è un paese che, ricordiamolo, è stato gestito comunque, le politiche di austerità hanno fatto sì, imposte dalla Troica, hanno fatto sì che appunto molti sopraggiungessero, giusto, la Troica tra virgolette, sì no, sopraggiungessero appunto problematiche non solo legate, come questo è eloquente il caso che ha citato Marco, no? E in realtà quello è solamente, vorrei dire, la punta dell'iceberg, ma neanche, perché sono ancora punte più elevate di quella addirittura. Ricordiamo che cos'è la Troica, perché spesso se ne sente parlare ma nessuno sa cosa sia. La Troica va un attimino poi contestualizzata, qua parliamo momenti di Troica economica all'interno dell'Europa. La Troica appunto è questa, come possiamo chiamarla, è una struttura, è una delegazione tripartitica, se vogliamo, che è composta essenzialmente appunto da questi tre enti, no? È un organismo informale, è composta dalla Commissione Europea, dalla Banca Centrale Europea e dal Fondo Monetario Internazionale. Queste parole, se pensate, solo togliendo l'europeo, l'internazionale, rimane la parola monetario, la parola banca, la parola centrale, fondo, i soldi, perché sono quello, poi tutto ruotato nel denaro, no? È ovvio, all'economia. E quindi di conseguenza questi enti giustamente insieme devono gestire, prendere delle decisioni, e nel caso della Grecia, e non solo della Grecia, hanno preso decisioni forse, qua uso un eufemismo, un po' troppo austere, un po' troppo rigide, e queste decisioni hanno fatto sì che il paese oggi abbia un tasso di disoccupazione che non è imbarazzante, ma si conta chi lavora. A volte ci sono casi in cui si lavora senza percepire lo stipendio, basta lavorare. Sono aumentate le malattie, leggevo appunto all'interno di questo articolo, HIV e quant'altro, ci sono problemi anche solo a reperire cibo. Insomma, siamo arrivati a un livello che probabilmente neanche nei paesi del terzo e quarto mondo si può vedere. Quindi non ci dobbiamo poi meravigliare se accadono cose come quello che citava Marco, quello che ha postato Marco in chat, ovvero di questi bimbi disabili tenuti chiusi in una gabbia, in un istituto, cioè una gabbia statale. Cioè non stiamo parlando di casi che ogni tanto guardiamo in TV, dove ci sono società private, no, che tengono gli anziani, rubano le pensioni, li trattano male. No, qua stiamo parlando di una struttura statale che doveva accudire disabili, bambini disabili, però per motivi di gestione, perché appunto erano in pochi, probabilmente, non so, forniva solamente lo stretto necessario per vivere, quindi magari il letto, il cibo, insomma, possibilità di andare alla toilette e quant'altro. Quindi
E qua appunto, come dice anche Marco, ecco, bellissima questa frase: austerità non fa rima con umanità. Esattamente. Poi ricordiamo che chi applica manovre di austerità diciamo che lui, mentre le sta applicando, è tranquillamente seduto sul divano davanti al caminetto, capito, con uno chardonnay in mano, cioè, capito? Quindi, per farti capire come funziona, come gira, no? Come gira il mondo, come... e nel frattempo però in quel paese si muoiono di fame, e se va bene riescono a cambiare paese. E noi pensiamo alla Grecia perché in Europa, poi se noi ci spostiamo, ragazzi, c'è veramente da sbizzarrire, si pensa a molti paesi in Africa, eccetera. E quindi sì, effettivamente bisogna continuare a dare, perché poi è vero, succede sempre questo, no? Sai, cioè, è facile parlare di un argomento quando è la telecamera accesa, spegni la telecamera e a un certo punto nessuno sa più nulla. Però la rete internet ci dà una mano in questo, una mano che forse 10, 15, 20 anni fa non avevamo. E quindi che cosa succede? Succede che almeno noi possiamo comunque ripetere informazioni e farci un'idea, sperando, magari raccogliendo tante informazioni, perché ricordiamoci sempre che con l'era di internet, come dico spesso, avere tutte queste informazioni a volte porta a avere anche una dispersione di nozioni, magari l'informazione arriva filtrata. Quindi avere, però, farsi un'idea prima di tutto è fondamentale per poi dopo poter giudicare. Io adesso ho citato un articolo del Messaggero, quello che citava Marco, ovviamente mi documenterò perché sicuramente c'è la verità al suo, come base, perché il Messaggero comunque è un quotidiano che tendenzialmente non scrive fandonie, però è anche vero che bisogna capire come si è arrivati a quel punto, capire come fare anche per uscirne, e non è facile. Infatti, effettivamente Marco scriveva la Grecia a livelli dell'Africa, ormai è esattamente quello che dicevo anch'io prima, è esattamente così. Detto questo, caro Saius, e l'Italia che fine farà in tutto questo? Nessuno lo sa, perché effettivamente anche noi non è che ci siamo. Ma guarda, se dovessi parlare, insomma, sai quelle persone che dicono "ho detto tutto"? Ricordi in un film di Totò, no? Quando c'era Totò e Peppino, e Peppino dovevano scrivere la lettera e Peppino diceva "ho detto tutto", perché o finisci con una frase così o fai la rivoluzione. Sì. Non c'è niente da fare. Cioè, il sistema capitalistico oggi, come visto, come è stato fatto, come è stato portato avanti col dio denaro, ha fallito, non c'è niente da fare. Quindi bisogna trovare altre strade. Non può andare avanti questo sistema capitalistico così come sta andando avanti, perché è un sistema, sì, che sta facendo morire di fame, sta mettendo le pezze al culo a molti paesi del mondo, tra cui l'Italia, perché non è che siamo, sì, un grande paese capitalistico noi, poi del resto, però i grandi che ci sono al mondo, tipo gli Stati Uniti e altri, perché non sono solo loro, insomma, ci stanno portando alla rovina. Non è l'Europa che porta alla rovina i paesi dell'Europa, diciamo, quelli che si sono uniti e che hanno basato l'aspetto, invece di basare l'unione sotto l'aspetto politico, l'hanno basata sotto l'aspetto economico. E questo, secondo me, ma secondo anche altre persone che la vedono in questo modo, è un aspetto negativo, tant'è vero che alla prima crisi che c'è stata nel mondo, abbiamo avuto le due Europe, chi marcia avanti e chi è fanalino di coda, tra cui la Grecia, ma non ci dimentichiamo che non è solo la Grecia, insomma. Quindi per questo ci sono, o facciamo come Peppino che dice "ho detto tutto", oppure apriamo e scendiamo in piazza. E in Italia già sta succedendo per qualsiasi cosa, vedi che il cittadino in Italia sta diventando esasperato, lo vedi con l'occupazione delle case, lo vedi con gli extracomunitari, se si cerca poi di trovare il nemico, è questo insomma quello che sta capitando. Speriamo, esatto, che i grandi capitalisti non cavalchino quest'onda per mettere i popoli contro popoli, cittadini, esatto, contro cittadini. Esatto, infatti poi quello è il rischio maggiore. Tornando, Marco ha scritto qualche cosa, mi sembra, in chat. Marco ha scritto qualche cosa, scusa, me l'ho perso.
Allora, sì, ho fatto anche un pizzico, una vena polemica. Ho detto tutto, Marco. Esattamente, Marco ha detto tutto. No, ovviamente no, scherzi a parte. È normale perché per chi ascolterà il podcast, che tu nei prossime ore, nei prossimi giorni metterai in rete, magari questi non può vedere la chat, no? Perché nei prossimi giorni si sarà azzerata, cancellata. Allora dai, cito brevemente quello che ha detto Marco: le persone che hanno voglia ci sono, ma le sotterrano prima. I soldi ci sono per tutti, possono anche rimanere ricchi, ma ce n'è per tutti. Questo è vero. Effettivamente quello che dice Marco non è sbagliato, è ovvio che come tutte le cose dobbiamo agire e ognuno dovrebbe fare qualcosa. Noi di Stadio Web Network, già solo parlandone così, già cerchiamo il nostro piccolo di fare qualcosina. Magari potremmo fare, se tu non lo fai già, caro Sides, una trasmissione ad hoc. Quindi questa trasmissione di lunedì sera è diventata, da goliardica come al solito, un po' più seriosa, se vogliamo. Direi, ma è giusto così. Serioso. Però io diressi quasi quasi di mandare un brano per spezzare, diciamo, questa parte. Esattamente, anche perché il tenere scherzando è già volato un'ora, caro Sides. Quindi mandiamo un brano e al termine del quale vi saluteremo, cari ascoltatori, perché è incredibile, questa serie è volata. Ascoltiamo Lost Inbound, ovviamente sempre dei Steep. Lost Inbound, che mi sembra voglia dire perso e legato, se non lo traduco bene. Comunque, notare, non so se hai notato Saiz, ma penso di sì, band tedesca che però canta in inglese. Vabbè, ma l'inglese è tutto, anche le band italiane cantano in inglese. No, volevo solo farti notare questa cosa, perché tu sicuramente avrai colto, immagino. Sì, sì, figurati. Sono tutto io. Perfetto. Detto questo, Lost and Bound dei The Steep. Prego, Stiles, facci ascoltare questo quarto estratto del brano di dei The Steep, New Horizons. Prego. I'm here, I'm speechless, I'm under your spell. All by myself, it drives me up the wall. Just some more helpless steps before I fall. I wouldn't wait for anybody else. Oh, I'm burning, but I don't know why. Yeah.
promossi, caro Savitz, promossi a quella roba, questa band Steep, questa band tedesca di Monaco di Baviera. Questo quarto brano, sì, mi ha decisamente convinto. Complimenti vivissimi, oserei dire. Piuttosto promossi loro, ma per quello che riguarda te, caro Savitz, un po' meno. Nel senso che ho visto quello che scrivi in chat. Io vorrei in questo momento citare, perché io. Ma cioè, vuoi citare quello che ho scritto? Sì, testuali parole. Comunque, riferendosi a programmi che noi ovviamente stiamo facendo e mandando avanti all'interno del palinsesto di Science Web Network, tu scrivi: comunque stiamo facendo alcune trasmissioni sulla eonomia quando abbiamo ospite Sniaolin, un esperto anche della comunicazione. Dovrò incrementare le trasmissioni. Ora, a parte che Sniaolin, non capisco se sia tipo un economista sudcoreano, però Veneto, perché il cognome si... veneto. Ah, perché Sniaolin, perché sicuramente si chiama così, ma però effettivamente hai convinto di tu la Marco a proporti una modalità di scrittura differente da quella che utilizzi tu. Marco, perché ce l'avete con me? Anche tu ti ci metti, caro Marco, Ma guarda che è per i ragazzi che non hanno vie di comunicazione convenzionali, scrive sì, testuali parole. Lo so, l'ho scritto, quindi, insomma lo ringrazio, che ho capito adesso. Chiedo scusa, anch'io sono ignorante in qualche cosa. No, ma non sei ignorante, è questione di battitura. E pensa, caro Marco, quando utilizza lo smartphone, che invece lì con una polliciata, con una ditata, prende tipo 8 caratteri. Ormai non si contano più i strafalcioni. Dio ringrazio il T9. No, scherzi a parte. No, ovviamente Marco stava ironizzando. Mi stava cuffiando. Esattamente. Tornando invece ai The Steep, complimenti veramente a questa band che sì, ci farà veramente piacere passarli all'interno della programmazione di Science Web Network. Per quello che riguarda invece questa serata, caro Science, come dicevamo prima dello stacco musicale, è veramente volata questa ora. Oggi ci siamo dedicati solo e te a parlare un po' di attualità e non solo attualità, economia, il palinsesto di Science Web Network, qualche evento che stiamo seguendo, no? Tipo il 22 novembre con il contest musicale a Cascine di Buti di Priscilla, Gian che il 13 dicembre si esibirà, cioè più che si esibirà, vedrà esibirsi questa sua creazione in quanto lui è il regista di quest'opera, e ci darà magari nelle prossime settimane qualche informazione in più. Esattamente, qualche informazione in più per andarla a vedere, cosa che penso che farò, anche se non è proprio comodissima, ma ne approfitterò per farmi una trasferta lì in Veneto. Benissimo, ti aspettiamo, Luca. Esattamente, veramente un caloroso ringraziamento a tutti quelli che ci hanno ascoltato, a tutti quelli che ci ascolteranno mediante il podcast e le repliche che potete trovare su sitewebnetwork.it. E ovviamente un grazie speciale a Marco che ovviamente ci ha fatto compagnia in questa ora, e ci ha dato anche spunti interessanti di conversazione, di comunicazione, di dialogo. Veramente ci ha dato il cosiddetto hashtag, no? Nel senso, ci ha dato veramente la parola chiave per poi dopo partire a fare una discussione. Ovviamente senza dimenticare, oltre a tutti gli ascoltatori, questo è ovvio, colui che riesce, non si sa come, nessuno se lo riesce a spiegare, neanche lui, a rendere possibile tutto questo, che sei proprio tu, caro Saiz. Questa volta esattamente. Prima di mandare l'ultimo brano, caro Saiz, quindi poi augurare la buonanotte a tutti, ti passo la parola, che immagino vorrai anche tu salutare gli ascoltatori, Marco e chi più ne ha più ne metta. Benissimo, allora incominciamo dal mitico Marco. Marco, sei entrato anche tu nei mitichini di Science Web Network, te lo comunico ufficialmente, lo comunico a quei tre ascoltatori che siamo qua, io, Luca e tu, Marco, di Science Web Network. Ce lo stai comunicando, quindi... Ve lo sto comunicando, no, scherzo a parte, quindi sei diventato anche tu un mitichino. Mi raccomando, ti voglio sentire qualche volta su Skype per poi portarti qua
nei due compari, no, nella trasmissione dei due compari, insieme al mitichino Gianluchino. Cosa ne dici? Fai il sorriso, manda i sorrisi e saluta, eh? Sì, cosa fai? Marco, ok. Niente, voglio ricordare, oltre ai ringraziamenti a chi si ascolta, però voglio ricordare ancora una volta il nostro palinsesto settimanale, oltre a lunedì, questa qui dei due compari, mercoledì alle 18.30 spazio aperto, questa trasmissione condotta da Antonella Entrenò, Ugo Lombardi e con partecipazione di Massimo Bonella, e quella della domenica mattina alle ore 11 che facciamo un TG della settimana, un TG che raccogliamo un po' tutte le informazioni e teniamo, diciamo, rinfreschiamo la memoria a tutte le persone, insomma, perché molte volte ci si dimentica. E poi domani sera alle ore 22 facciamo questo speciale di spazio aperto, ci collegheremo con il Paraguay, adesso non so, mi comunicheranno, dove faremo, diciamo, questa diretta, insomma, faremo questo collegamento in diretta. E poi volevo ricordare i nostri email, info@sites.com per chi volesse scrivermi, luca@sites.com chi volesse scrivere al mitichino Luca, all'irresponsabile disorganizzativo, gianluca@sites.com per scrivere al nostro irresponsabile artistico, priscilla@sites.com che poi non so ancora su che cosa sarai il responsabile, la Priscilla, vero Luca? Insomma, o no? Non ce n'è uno serio, quindi tra noi, no, per capire. No, così. No, e seguiteci costantemente, anche perché tutte le sere facciamo delle capatine, delle puntate, perché con Massimo Bonella diamo anche la situazione, se ci sono degli avvenimenti molto importanti da tener conto, insomma, da conoscere e approfondire, bene, noi andiamo in diretta quei 10 minuti e cerchiamo di aggiornarvi. Quindi sai, il Web Network non dorme mai, anche se il palinsesto va nelle 24 ore, ma noi siamo sempre qui, sempre disponibili a informarvi, perché per noi la parola condividere è la parola chiave, la cosa più importante di questo mondo, la condivisione. Bene, vi saluto tutti quanti. Luca, te la palla per finale. Ciao Marco! Vai Luca. Esattamente, grazie Saiz per il tuo saluto, sei stato anche abbastanza telegrafico, perfetto. Mandiamo quindi l'ultimo brano, sempre ovviamente un po' chi si vedono e chi si guardano, i Steep, sempre loro, sempre i Steep, mandiamo il brano Every Day, ogni giorno, e chi lo sa, chissà che ogni giorno non sia un nuovo giorno, caro Saiz, questa frase un po' alla Marzullo. Lottiamo giorno per giorno. Esatto, ci congediamo così. Every day the steep. E buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte, ciao ciao a tutti quanti, cari amici vicini e lontani. Whenever you